Ciao Davide, com'è andata la tua esperienza? Torno subito con Digital Coach. Cosa hai apprezzato maggiormente? Ah, ciao, sono Davide, 29 anni, vengo da Roma. Ho iniziato questa esperienza di Digital Coach al termine della mia laurea magistrale in organizzazione e marketing. Mi sto laureando in social media management ed è mio interesse comunque nel futuro andare a lavorare nell'ambito del digital marketing. Ho partecipato a questo bando di Torno Subito perché offre una grande opportunità per, diciamo, tutti i giovani. E il bando si divide in due fasi. La prima fase è una fase formativa al di fuori della regione Lazio, dove ho scelto appunto come partner principale Digital Coach. Al termine della parte formativa ci deve essere una parte lavorativa all'interno della regione Lazio e ho avuto l'opportunità di andare a lavorare, avrò un'opportunità di stage con la Ford, dove penso andrò a collaborare con il reparto digital. Durante questi 6 mesi ho, diciamo, approfondito quelle che sono le tematiche principali del digital marketing e nello specifico all'interno della Work Experience ho partecipato al gruppo di Social Media Management, dove mi sono specializzato in un certo senso in quella che è la creazione delle campagne sui social network, in particolare su Facebook, attraverso l'utilizzo di ad esempio Power Editor. In questo contesto poi ho imparato come si organizza, si pianifica e si ha una strategia sui diversi social network e anche attraverso l'utilizzo di altri tool come ad esempio Canva oppure Hootsuite. L'ho trovato molto utile e questa esperienza adesso si sta per ultimare. Hai già avuto alcune richieste lavorative, forse? Al di fuori del bando, sì. Ho avuto diciamo, delle proposte per partecipare soprattutto in ambito del settore terziario, quindi turistico, e quindi gestione del sito, creazione delle campagne pubblicitarie e comunque tutta la parte relativa al digital marketing in generale. E penso che comunque lo farò appena tornerò a Roma. Quindi ti piace il digitale? Molto, molto. Grazie, Davide. Grazie.